Parto da questo, Antonio, cosa ne pensi di questo signore che ti sta vicino? Già conoscevo Sergio, già da persona. So che è un grande giocatore, una grande persona. Guarda, oggi lo troviamo qui a Crotone e sono contentissimo che ci è venuto a trovare. Io lo so che tu sei tifoso del Crotone ed è giusto che sia così, come lo sono anche io. Io in Serie A sono tifoso della Juventus, tu? Io dell'Inter. Contro di noi ha preso un rigore, ho visto Ranocchia, gli ha fatto rigore, però per Sergio questo va bene. Finché su di lui fa gol, va bene tutto. Sergio, è un piacere averti qui perché tu sei un calabrese e fa piacere che i calabresi come Antonio e come te non facciano altro che propagandare la nostra regione, ne abbiamo bisogno. Sì, innanzitutto li ringrazio sempre perché è sempre un piacere venire qui, mi accolgono sempre veramente da amici, quindi sono molto contento di essere qui e li ringrazio sempre. No, noi, questo è il nostro compito, il nostro dovere, quello di portare nel nostro mondo, che è quello del calcio, e testimoniare i valori, quelli più importanti, che poi fanno la differenza nella vita. Quindi cerchiamo di farlo sempre nel migliore dei modi, al di là poi dei risultati e di quello che si vince, però ripeto, la prima cosa è riuscire a portare avanti dei valori che lo sport testimonia puntualmente. E a proposito dell'ultima vittoria, complimenti perché avete vinto una grande partita che vi consente di andare direttamente in Europa League. Sì, diciamo che... Tu ci sarai in Europa League? Adesso è un po' prematuro parlarne, però diciamo che questa vittoria comunque rimane una vittoria storica, è stato un appuntamento con la storia, perché in 100 anni di storia delle due squadre è la prima finale di Coppa in un derby, quindi è una partita storica, a Roma stanno ancora festeggiando, anche noi abbiamo festeggiato tanto ed è una grande soddisfazione dopo tanti sacrifici. Per me alzare una Coppa è stata una cosa bellissima, ci ha permesso di andare anche ai gironi di Europa League, dove quest'anno, secondo me, in questa competizione abbiamo fatto molto bene, siamo usciti immeritatamente per diversi motivi, però la cosa più bella è andare a veramente a portare il nostro calcio in giro per l'Europa, è un'emozione grandissima che ti dà una sensazione incredibile. Pensa un po', lui ha deciso di giocare ancora 2 anni, dobbiamo sopportarlo ancora 2 anni, gliela facciamo chiudere almeno la stagione in Serie A? Con il Crotone. Questa sarebbe una cosa bellissima. Antonio poi dal punto di vista fisico ancora sembra ragazzino, quindi non penso abbia questo tipo di problema, ecco, dal punto di vista anagrafico. Sarebbe, penso, per lui una soddisfazione enorme che merita dopo tanti anni di sacrifici e tanti anni di duro lavoro. Penso che questa sarebbe una cosa veramente importante per lui, ma penso per tutta Crotone. Concludi tu, Antonio? Sì, speriamo, come dice Sergio, la Serie B è un campionato difficilissimo, quindi il mio sogno è arrivare in Serie A con la squadra della mia città, speriamo bene. Tu pensi che potrebbe essere la volta giusta questa? È il momento giusto di provarci, dopo 5-6 anni di fila che facciamo la Serie B, è giusto che l'anno prossimo si può tentare qualcosa di più. Grazie, ringraziamo Mimmo Forciniti perché ogni volta che tu sei qui ci chiama sempre... Ci chiama sempre e ci dà questo piacere di intervistarti. È un grande amico, una persona veramente disponibile, quindi un saluto, un grande saluto a Mimmo.